Rassegna stampa di oggi, 31 luglio 2018. Cari amici, questa è la prima edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno. Incontro Trump-Conte, accordo sulla Libia e i dazi per le aziende agroalimentari. Presidente USA lode politiche immigrazione. Il Tycoon ha accolto il Premier alla Casa Bianca parlando di outsider della politica. Lodi all'Italia per le politiche sull'immigrazione. Durante il vertice è trovato l'accordo per l'appoggio statunitense sulla Libia e una cabina di regia per il Mediterraneo. Il Premier italiano ha detto riconosciuto il ruolo di interlocutore privilegiato. Sul tavolo anche sanzioni alla Russia, F-35 TAP, che per Conte è un'opera strategica. Daisy Osaque, la telefonata di Conte, governo condannerà sempre il razzismo. Salvini razzista, chi lo pensa si sbaglia. Il Presidente del Consiglio chiama da Washington l'atleta aggredita con un lancio di uova. Lei ha escluso il movente razzista, ma è un gesto inqualificabile, mai abbassare il livello di attenzione. Spadafora dice basta, slogan e spauracchi per soffiare sul fuoco. E alla fine Salvini twitta, non giudico la gente dal colore della pelle. Abruzzo italo senegalese insultato da un impiegato della ASL Vattene, questo non è il veterinario. L'uomo, 39 anni, ha denunciato l'episodio accaduto a Giulianova ai carabinieri. Ci sono rimasto davvero male, è la prima volta che mi capita una cosa del genere, spiega il Corriere Adriatico. Indagini in corso, il dipendente pubblico, se il racconto venisse verificato, rischia licenziamento. La ASL di Teramo apre un'inchiesta interna. Aprilia, sindaco dice frasi di Salvini possono alimentare intolleranze. I carabinieri dicono non ronde ma stupisce reattività condomini. Il sindaco di Aprilia, Antonio Terra, eletto con liste civiche, parla il giorno dopo la morte del marocchino inseguito con l'auto e secondo ipotesi investigativo colpito con un calcio un pugno probabile ca insomma, con causa del suo decesso assieme all'incidente scatenato dalla fuga. Il comandante dell'arma ha detto non pestaggio prolungato. Italiani scomparsi in Messico, arrestato uomo del cartello Nueva Generación. L'uomo avrebbe pagato la polizia per avere in consegna Raffaele Russo, il figlio Antonio Russo e suo nipote Vincenzo Cimmino. Per l'avvocato Claudio Falletti, che segue le famiglie dei tre napoletani spariti nel nulla il 31 gennaio scorso, si tratta di un arresto eccellente e potrebbe presto, rivelare informazioni sensibili sulla loro sorte. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che è edita da RST Saius e Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.